a dimostrazione appunto che quel piano non era semplicemente il libro dei sogni, ma un impegno politico preciso con la città che impegnerà questa e la prossima amministrazione a infrastrutturare in modo serio la città di piste ciclabili non disegnate sui marciapiedi, ma vere, in sede separata, protette, sicure, collegate ai poliattrattori, dotate di segnaletica affinché un ciclista sa dove sta andando e quindi una città europea anche da questo punto di vista. Stiamo finendo i progetti definitivi esecutivi per le prime due direttrici e contiamo per il prossimo anno di appaltarli e andare finalmente a realizzare due importanti piste ciclabili a Brescia. Aumenteremo ancora da 39 e andremo appunto a 44, altre 5 ciclostazioni, altre sono già previste nelle stazioni del metro, quindi incrementeremo notevolmente. Un progetto già vincente oggi perché apprezzato. Abbiamo quasi 30.000 depositi, quindi biciclette che vengono prese e posizionate mensili, siamo oltre 5.000 abbonati, molti giovani, molti studenti. È giusto far estendere un progetto portandolo anche in periferia, in particolar modo la periferia ovest della città per questa estensione, aprirlo anche a possibilità di finanziamento da parte dei privati per introdurre nuove risorse e incrementare l'offerta di bicimia e più in generale l'immagine di una città ciclabile che fa bene alla città. Anche nuove piste ciclabili, il progetto è entrato nel PGT. Si è visto un interessante aumento del numero di passaggi. Rispetto a una omologa rilevazione di 2 anni fa c'è stato un aumento del 16%. E sono importanti anche i numeri in valore assoluto perché i passaggi contati sono 21.000 contro i 18.000 di 2 anni fa. Quindi i cittadini che usano la bicicletta per andare a scuola, lavoro, sono sempre di più. Rilevamenti peraltro nella sola zona della città, perché oltre a questi vanno aggiunti tutti i quartieri, San Polo, Monpiano e tutto quanto, per cui il popolo dei ciclisti non è molto visibile perché le biciclette sono silenziose e non occupa spazio, ma è numeroso e ha bisogno di essere supportato da percorsi ciclabili sicuri e da una cultura che si diffonda a tutti i livelli. Anche i ciclisti devono essere più educati, sono quelli che fanno infrazioni, le automobilisti devono abituarsi, ma soprattutto chi ha il compito di gestire la mobilità deve dare spazio alla mobilità dei ciclisti. Percorsi ciclabili, segnalazioni, sicurezza.